siamo venuti proprio a disturbarti mentre ti stavi allenando, ti stai preparando questo concerto, questa presentazione di questo terzo album di Maurizio Sammartino. Che ne pensi di questo disco? Penso che vale la pena ascoltarlo sicuramente. C'è un po' di tutto, c'è una storia personale, una storia anche personale del percorso musicale che ho intrapreso da piccolo fino ai nostri giorni. Poi c'è la partecipazione anche di musicisti di un certo livello internazionale. Vale la pena venire a sentirlo questa presentazione. Di solito la presentazione racchiude anche, come dire, le emozioni raccolte durante le registrazioni, però questa sarà una presentazione che non vedrà tutti gli ospiti presenti nel disco. Come hai arrangiato questa presentazione e quali saranno i musicisti che vi partecipano? I musicisti sono tutti napoletani, anche se sul disco ci sono stati anche musicisti non napoletani. Ci sono i fratelli Mancuso, Luciano Biondini, fisarmonicista, Francesco Petrini, un percussionista senese. Invece ho preferito avere in questa presentazione i musicisti napoletani, percussionista Emidio Ausiello, il contrabbassista Rosario Esposito, amico fraterno d'infanzia, la cantante Miriam Lattanzio, e poi ci sarà colui che ha creato la prefazione del disco, che curerà anche la prefazione della presentazione del disco. Ulteriore energia da impegnare in un progetto, non solo quello di crearlo, di suonarlo, di arrangiarlo, di registrarlo, ma anche di presentarlo. Una fatica per il musicista che non finisce mai. Si tratta di una fatica, come dici tu, ma è senz'altro un grande piacere fare queste cose. Quando la musica è tua e si tratta di due composizioni, preferisci curarle nei particolari più intimi, ecco, dell'arrangiamento, della partecipazione delle voci. Quindi è un lavoro, un lavoraccio si potrebbe dire, ma sicuramente dà anche delle grandi soddisfazioni, quindi lo considero un piacere più che un lavoro. Diamo quindi delle indicazioni precise su dove e quando avverrà questo appuntamento. Il concerto di presentazione si terrà all'Auditorium Santa Luisa e si trova in via Andrea di Sernia 23, Napoli, nei pressi del Mercalli, del Liceo Scientifico, il 10 marzo, ore 19:30. Potreste anche comunque prendere informazioni dal sito www.maurizio-zammartino.it, così per una maggiore chiarezza. C'è anche la mappa sull'evento, quindi potete raggiungerci molto molto facilmente. Vi aspetto.